Amici di Fano TV, bentrovati. Per lo speciale di oggi siamo a Pesaro, nella sede di Confcommercio, per presenziare ad una conferenza stampa. Dovremo presentare due progetti particolarmente interessanti nati a seguito di un bando regionale, Marche dalla vigna alla tavola, un bando per l'appunto che favorisce il settore agroalimentare con una specifica promozione per il settore del vino attraverso i canali di Horeca. Ma andiamo a sentire tutti i dettagli dai protagonisti. Due parole senza farla troppo lunga. Noi siamo tutti consapevoli di avere una regione straordinaria. Tutti ci ripetiamo che abbiamo dei valori condivisi di enogastronomia molto importanti. Sappiamo che questi valori possono essere un driver, un grande veicolo per la comunicazione di questa regione, ma in tutti questi anni, quando tu vai all'estero, e Amerigo penso mi capirà, quando gli dici dove sono le Marche, gli devi dire che siamo vicino a Rimini. E a me questa cosa mi ha stufato. Io sono stanco di dover spiegare dove sono le Marche e dire che sono vicino a Rimini. Non so voi se la pensate uguale, ma io vorrei che quando ognuno di noi è all'estero e dice le Marche, ci sia una percezione immediata, esattamente come capita quando parli della Toscana, a cui si riferiscono tanti prodotti e con il Chianti Shire appunto hanno creato un legame fortissimo di identità tra un prodotto vitivinicolo, un brand vitivinicolo e un territorio. Questo connubio tra ristoranti, alberghi, bar e produttori di vino, secondo me è fondamentale. Quindi noi possiamo fare 1000 progetti, ma se non parte questo reciproco sostegno non funziona. Se i ristoratori, i camerieri, direi proprio quelli che va al tavolo a presentare il menù, vendono il Treminer, io li licenzierei. Cioè dobbiamo riuscire a vendere il nostro territorio. Abbiamo tanti vini straordinari, basta di vendere i vini delle altre regioni. Lo dico, so che è scorretta questa cosa, però noi dobbiamo cominciare a pensare alla nostra economia. Un bando pregiato questo che ha dato la possibilità, grazie ai fondi stanziati, appunto di finanziare tutti i progetti presentati, quindi è stato accolto con un grande consenso. Sì, abbiamo pensato che potesse essere il momento giusto per lanciare un tema turistico legato al vino, legato ai nostri vitigni e la cosa senz'altro più opportuna è quella di sfruttare le cantine che hanno bisogno di farci conoscere non solo all'esterno ma anche nel nostro territorio, dai ristoranti, dai bar, negli alberghi e fare in modo che nasca un movimento che diventerà quello su cui punteremo tanto, che sarà l'enoturismo. In questa fase intanto per la prima volta sono stati usati i soldi della promozione agricola per far conoscere attraverso i ristoranti i nostri vitigni, quindi sono nati oltre 300 eventi dedicati ai nostri vitigni dentro la ristorazione, che è la prima forma di conoscenza dei nostri prodotti e anche la prima forma di promozione, quindi riteniamo che questo primo connubio tra Horeca e vino e quindi attività vitivinicola sia davvero una grande opportunità per le Marche. Da qui sono nati poi due progetti importanti che si svilupperanno nel nostro territorio. Sì, abbiamo diversi progetti anche nel territorio che vedono protagonisti, direttamente gli imprenditori. Noi abbiamo creato un percorso che per fortuna è stato raccolto come sfida da molti ristoranti, da molti bar, da molti hotel. Grazie anche a Confcommercio che ha coordinato questo progetto e credo che sarà l'occasione di un protagonismo imprenditoriale che non è l'aiuto, non è l'assistenzialismo ma è il rilancio attraverso promozione e conoscenza di quello che è il nostro patrimonio vitivinicolo. Siamo qua per presentare due progetti, come è stato detto. Uno si chiama Itinerario di Vino e l'altro si chiama Riconviviamo, ma sono due progetti che, dicevo, scaturiscono da un bando regionale, dalla vigna alla tavola, voluto fortemente dal vicepresidente Carrone per sostenere e valorizzare il vino marchigiano, quindi sostenere e valorizzare le cantine della nostra regione, utilizzando come naturale terminale di questo progetto il mondo della ristorazione. Quello che noi sosteniamo è che il vino rappresenta veramente il territorio. Il vino è il territorio e quindi vorremmo in queste serate, dove auspichiamo una larga presenza di consumatori marchigiani e non solo, perché l'obiettivo è quello di far conoscere i nostri vini, le nostre produzioni fuori dal territorio regionale, grazie anche alla comunicazione che verrà realizzata dalle due agenzie di comunicazione che lavorano sul territorio, la Madia e Comunica. Vorremmo far conoscere oltre ai prodotti anche il territorio dove questo vino viene prodotto.
Grazie a Confcommercio nasce la nuova associazione Ristoratori Marche Nord. E voglia di novità, voglia di ripartenza, di rilancio, una bella opportunità questa per il singolo, ma anche per far collaborare un po' le imprese. Sì, beh, ma l'idea di realizzare una nuova associazione ristoratori che rispetto a quella precedente ha più una valenza commerciale, quindi noi avremo l'associazione ristoratori prettamente di carattere sindacale e la nuova associazione ristoratori che invece attiverà delle iniziative di carattere promozionale e commerciale, come appunto questa del bando della Regione Marche dalla vigna alla tavola, che ci ha consentito di presentare due progetti come associazione, appunto come nuove associazioni ristoratori, due progetti per coinvolgere tantissimi ristoranti, oltre 30 ristoranti della nostra regione, ma prevalentemente della provincia di Pesaro e Urbino, per valorizzare il vino marchigiano. Questo è l'obiettivo che si è data la Regione Marche con il vicepresidente Carloni, un progetto ottimo perché consente non solo di valorizzare le cantine marchigiane, ma anche di valorizzarle attraverso il mondo della ristorazione, che voglio dire è l'interlocutore principe delle cantine marchigiane. Questi i due progetti, di cui uno è Itinerario di Vino, che coinvolge 21 ristoranti e che va nel filone dell'itinerario della bellezza, vuole far conoscere il vino marchigiano insieme ai prodotti tipici della nostra terra. Infatti in ogni serata ci saranno delle cene con almeno 3 vini delle nostre cantine, con menù a base di prodotti tipici del territorio, certificati, quindi Slow Food oppure DOP e IGP, oltre ovviamente ai vini DOC della nostra regione. E con l'itinerario di vino vogliamo anche narrare il territorio, quindi spiegare dove il vino nasce, quali sono le caratteristiche del territorio dove le nostre aziende agricole hanno trasformato un prodotto che una volta era un prodotto di limitata importanza, diventare invece un grande prodotto che valorizza interamente la nostra regione. Questo progetto è stato fortemente voluto dalla Confcommercio e ringrazio il direttore Varotti, perché per metterlo in piedi non è stato proprio così semplice. Abbiamo dovuto ricreare una nuova associazione, un nuovo statuto, abbiamo dovuto, per presentare praticamente i due bandi, abbiamo dovuto fare un po' di operazioni. Non è stato facile mettere insieme 21 ristoranti, ma non perché diciamo che il ristoratore ha sempre un indone più o meno autonoma, quindi metterli insieme e far ragionare tutti con la stessa testa diventa a volte difficile. Quindi il risultato è molto bello, perché oltre 21 più 15, quindi siamo a 36 ristoranti, sono 36 tappe in cui praticamente verrà raccontata tutta, penso all'enologia marchigiana, perché solo nel nostro progetto sono coinvolte 55 cantine, quindi diciamo che il progetto è un progetto di spessore. Sono due i progetti che andremo a presentare e partiamo allora con Itinerario di Vino. Sì, Itinerario di Vino è un progetto fortemente voluto, sono 21 ristoranti che si sono messi insieme, che partiranno praticamente da settembre fino a dicembre. E questo progetto, come voleva il progetto originario della Regione, cui ringraziamo Mirko Carloni per poter aver dato questa possibilità di coinvolgere le cantine. Nel nostro progetto sono state coinvolte circa 53 cantine marchigiane, in cui viene compreso praticamente tutta l'eccellenza dell'enologia marchigiana e soprattutto con un aspetto molto preciso per quello che è la provincia di Pesaro Urbino, visto che è svolto all'interno di Pesaro Urbino. Nell'interno del menù è stato praticamente messe e lavorate tutte quelle che sono le eccellenze logicamente di questo periodo, quindi dal tartufo a tutto quello che è la cacciata d'Urbino, tutte le varie DOP riconosciute sia nella provincia di Pesaro Urbino che marchigiane. Un'altra cosa che abbiamo cercato di fare è la valorizzazione dei prodotti biologici, per quello che si può, perché il periodo per quello che consente, e in più quello che ci auspichiamo che questo progetto sia un progetto che si possa realizzare in tranquillità, perché sa, adesso siamo a settembre, arriverà
ottobre, novembre si tornerà al chiuso, se ci saranno delle limitazioni oppure no, la pandemia che cosa farà nessuno lo sa, quindi diciamo che è una scommessa sul futuro. È una bella scommessa perché si intende valorizzare tutto quanto quelle che sono le eccellenze della provincia di Pesaro Urbino e delle Marche, e soprattutto abbiamo coinvolto i nostri colleghi che vanno praticamente dalla costa fino all'entroterra, fino ad arrivare sotto Ancona. Quindi tutto quello che si poteva fare per valorizzare appunto il vino e il cibo in questo periodo è stato fatto, sperando che possiamo lavorare in armonia con questa pandemia che è in corso. Diciamo che è un segnale di fiducia che abbiamo dato. Io mi auguro che le televisioni, tutte le agenzie di comunicazione che abbiano la cortesia di seguirci, promuoveremo le nostre serate tramite queste, tramite anche gli uffici della Confcommercio e del Riviera Incoming. Noi come abbiamo la Madia, che è una stata la prima rivista di enogastronomia fondata in Italia, che ci seguirà in tutte le nostre serate. Ringrazio la Confcommercio che comunque ci ha aiutato e ci continuerà ad aiutare a portare avanti questo discorso, e per finire ringraziamo ancora l'assessore Carloni che ha avuto la bella idea di fare questo bando. Uno dei progetti si chiama proprio Riconviviamo e il nome è stato scelto dai ristoratori che vi hanno partecipato. Voglia di rilancio, voglia di ripartenza? Certo, il progetto fatto dall'assessore Mirko Carloni è partito nel periodo in cui eravamo ancora in lockdown e abbiamo pensato che fosse veramente una bella occasione per poter, come dire, ripartire, ed è per questo che l'abbiamo chiamato Riconviviamo, nel senso di conviviamo ancora insieme nella speranza di ripartire. Devo dire che ci ha portato fortuna questo nome, perché ad oggi abbiamo avuto una splendida estate, abbiamo avuto molti turisti e di questo siamo contenti. È nato perché? Perché il progetto di Mirko Carloni mirava a partire dal vino, partendo dal vino mirava alla, come dire, promozione dei prodotti dell'enogastronomia abbinati alla ristorazione e al turismo. Questo è un, come dire, è un progetto a cui da anni io pensavo di poter fare personalmente. Mirko, nella sua qualità di assessore, l'ha portato avanti e l'ha fatto suo, è suo, perché lui non sapeva di questa mia idea, e noi abbiamo partecipato con grande entusiasmo. Oggi partiamo, siamo in 15 e tutti belli uniti nella speranza anche di continuare in futuro a stare insieme e a ripetere queste serate. Per prendere parte a queste serate poi c'è un apposito sito per leggere e capire quali sono le modalità di partecipazione? Certamente non è difficile, perché abbiamo un'agenzia di comunicazione che anticipatamente alle serate che faremo farà una comunicazione su larga scala. Mi auguro che anche voi partecipiate a promuoverci in questa cosa. Le date le abbiamo quasi tutte ormai messe, tranne un paio che sono chiusi per lavori, per cui non sapendo quando riusciranno ad aprire, siamo un po' lì, aspettiamo. Un'ultima domanda: in qualità di ristoratore le chiedo se per celebrare le eccellenze del territorio ci sarà un menù fisso oppure varierà? Allora, no, ogni ristorante farà un suo menù. Addirittura ho un collega che pensa di lavorare alla carta quella sera. No, ognuno farà il suo menù in base al territorio dove si trova, in base alle amicizie delle cantine che ha e all'abitudine che ha di servire quei vini. Saranno tutti diversi e andremo dal pesce al tartufo, ai funghi e alle carni dell'Appennino. Bene, c'è già venuta la colina in bocca, noi siamo pronti, riconviviamo. Due progetti estremamente interessanti per celebrare le nostre eccellenze. Viva le Marche e viva i nostri prodotti!